nella presentazione del suo primo libro, che si tenne nel 2016 all'Accademia di Santa Cecilia, la potete trovare su YouTube, se cercate la voce presentazione filosofeggiando Bruno Aprea Santa Cecilia, filosofeggiando, sì. Il maestro, cercando come tutti di provare a dire quello che è solo parzialmente dicibile, nel caso specifico, quello di cui voleva parlare era l'atmosfera stupefatta, di stupefatta sospensione creata da tre semicrome in re bemolle e poi in mi bemolle, che a un certo punto compaiono nell'adagio della nona sinfonia, e per provare a parzialmente rendere dicibile questo, usa la scena finale del film Schindler's List di Spielberg, 1998, oppure la deposizione di Giotto, 1303. E nel libro non era né pensata né voluta, mi è venuta lì proprio per essere nel libro Vita Segreta, nel libro Vita Segreta mette insieme la quinta di Beethoven e la quinta del sordo di Goya, oppure così via. E nello stesso libro, in questo libro, cita una frase di Robert Schumann: l'estetica di un'arte è quella di tutte le altre, solo con un materiale differente. Ecco, questo si allaccia a quello che diceva lei all'inizio, no? Noi trattiamo altre cose, ma la musica è un collante. L'estetica di tutte le arti è la stessa, soltanto il materiale è differente. Questa è una frase fortissima di Schumann. Aveva capito questo, che tutte le arti hanno, e io devo dire che quel poco che io ho scritto e che mi appassiona enormemente scrivere, è diventato un vizio questo qua proprio, mi ha reso molto più consapevole, devo dire, cercare di scrivere un libro che leggerne mille di libri. Ampliando i metri quadrati della propria biblioteca è dannoso, perché poi questa cultura che cosa fa? Ti fa soltanto parlare un linguaggio che è fatto di riferimenti tra l'uno e l'altro. Perché i letterati poi terribili, guai a stare con dei letterati proprio. No, no, parlano di riferimenti perché conoscono tutto, no? Allora dice: no, ma questo l'ha detto Tobino. È tutto un riferimento, cioè la vita si riduce a dei richiami culturali, e questo è la fine della vita, oltre che del pensiero e per cui cultura sì, è meglio irrigare la cultura. Da che chi è il filologo? Ecco, cultura non significa coltivazione. Allora, il campicello, l'orticello, te lo devi coltivare da solo, con la zappetta e mettendo l'acqua quando è necessario. Quella è la cultura. Tutto il resto, l'erudizione, fino a un certo punto mi è necessario. Dice, ma persino Dante Alighieri era assetato di cultura. Ma certamente quando uno arriva al livello di Dante Alighieri, che vuoi percorrere tutto l'universo, beh, c'hai bisogno di tanti di quei riferimenti che un po' di cose le devi sapere. E lui sapeva dove andarle a acchiappare, su questo sicuro. Ecco, ma io non ambisco a scrivere una non divina, ma neppure abietta commedia. E quindi non ho bisogno di volteggiare come un'aquile su tutto il mondo della cultura. Io mi accontento di vedere un obiettivo, di farlo mio e di atterrare dolcemente, oppure garabirlo, oppure fare. Non ho bisogno di questo universo. Io la sento molto, questo fatto di essere posseduti da questo sapere e di vivere poi tutti in riferimento a quello che altri hanno detto.